Sono la gente qui, Gabby, e benvenuti su House. È un gioco molto sinistro che ho trovato nei meandri di Game Jolt. In quel sito si trova tutta l'ebola di questo mondo, quasi peggio del Deep Web. Comunque ci siamo, e non vedo l'ora di giocarlo insieme a voi. Sembrava spaventosissimo. E niente, vediamo. Siamo una sorta di ragazzina molto strana che vive con i balocchi nella sua stanza. Ma c'è un mistero in questa casa, a quanto pare. Guardate come mi muovo spensierata. L'età, la giovinezza, quando andavi in giro e vedevi le bambole quasi fossero... Vive. È solo una bambola. Bene, è solo una bambola. Ho una TV e l'ho accesa, guarda. Ah, c'è Pong. Sapete che Pong è stato uno dei primi giochi creati per computer? E posso anche tornare a letto e dormire. Ah. Mi sono addormentato? Oh! C'è qualcosa di strano. Ho visto qualcosa sulla porta. Che succede? Ok, qua c'è la bambola di nuovo. Se solo avessi un amico. Mi puoi trovare un amico? Bambola, ma sono io la tua amica! Perché non mi vuoi? Ha parlato la bambola o ho parlato io? Non ho capito. Credo che forse la bambola mi abbia parlato e questa cosa è molto sinistra, Pong. No, si è distrutto. Proviamo ad uscire dalla porta e vediamo dove siamo. C'è un micio miau. Ehi, gattino. Anche lui mi chiede, mi puoi trovare un amico? Miau, mi puoi trovare un amico? Un orologio a pendolo? E una statuina inquietante. Ah! Che cavolo è successo, ragazzi? Non mi avevano detto che abbiamo comprato un tappeto per Fakiri? Beh, io non ci vado sul tappeto stavolta. Vedete che agli spini non devo andarci. Oh, il gatto è qui! Ehi, Micio, perché scappi da me? Che c'è? Questo gioco è pieno di puzzle. Ah, posso prenderlo! Posso prendere l'amico? Aspetta, amico? Amico? Non è che la bambola vuole l'amico? Anche perché ha detto la stessa cosa del gatto. Vediamo che succede. Magari posso darlo alla bambola. È una piccola intuizione, vediamo. Posso darglielo? Sì! Oh, sì! Io amo i gattini! Sì! Allora, prendi questo. Ti servirà. Mi raccomando. Oh, mi ha dato un fucile, Perché? Ok, siamo in Texas. Ciao, bambola! E questa cosa mi serve per difendermi? Bene, lo userò nelle mie mani texane. Ok, un normalissimo bagno. Oh, sentite? C'è un rumore. Oh! Wow, 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 wow! Mari! Il papà è a casa! Oh, santo cielo, papà è a casa! Cosa vuol dire? Ah! Papà? Ma che razza di padre ho? Stavolta non ci sono gli spini! Perché? Cambiano le cose. Cosa dovrei fare io qui? Il gattino si sposta... Gattino, cosa nascondevi? Non è che arriva paparino? Gattino? Oh no, arriva paparino! Ok, forse posso usare questa trappola. Gliela metto qui. Gliela metto qui! Oh, papà è a casa! Ho messo la trappola! Ho messo la trappola! Ok, papà è a casa. Bene. Ah! Sì! Si è impizzato, papà? Che succede? Oh no, paparino! Non parlo, paparino! Paparino, non uccidermi il tuo coltello, non è bello! Ok, ora sappiamo che c'è una trappola e che può fermarlo, ma non per sempre. Forse il fucile! Forse devo usare più di una cosa qua che c'è. Oh! Via! C'è il topo sotto sfratto molto grande. Qua c'è E.T. Perfetto. Ehi. Ding dong. Papà è quasi a casa. Troppe persone, dice. Devi ucciderle tutte. Oh, meine Güte. Fai la brava ragazza adesso. Troppe persone? Ma sono l'unica persona. Voi siete un E.T., un topo. Un gatto, una bambola. Ma va bene. Allora, ho una teoria. Lei mi dà il fucile. Il topo, io l'ho visto. Quello là voleva rosicchiarmi tutta. Io devo uccidere il topo. Devo sparargli. Secondo me questo... Oh, il topo... Oh! Oppure uso la trappola per topi. È ovvio. Il fucile magari non è un granché. Ho visto che non ha fatto niente al padre. Proviamo con la trappola e la mandiamo al topolino. Ehi, sorcetto... Ehi! Oh, che succede? Lurida bestia! Qua cosa c'è? Un'ascia! Non è che posso usare questa per, tipo, aprire la porta? Oh! Vediamo che succede. Magari posso aprire la porta.
Porco cane! Questa volta no, bene! Shining! Shining away! Oh, 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 oh! Oh! Chi è questa? Chi è questa? Oh, grazie al cielo! Papà mi ha chiuso qui dentro! Io avevo tanto bisogno di usare il bagno! Che cosa? Ma il nostro padre è un maniaco! Chi è questa? Non andare sugli spini! Non so perché lei ha il potere di non andare sugli... aspettami, sorellina! Oh, sta arrivando papà! Sta arrivando, dov'è lei? Ah, dove andare in bagno? Sbrigati, sorella! Ah! Oh no! Dovevo far fuori l'alieno! Oh santo cielo, papà, stabilo! Grazie, avevo proprio bisogno di un'operazione all'occhio. Oh, salve, ti piacere! Non toccare mai più mia sorella, hai capito? Manco con un fiore, tocca la tua, di sorella. Ti proteggo io, a costo della mia vita. Ah, ma perché prima non è successo questa? Perché? Questa è mia sorella, vai, vai. Svuotati, svuotati. Io starò qua alla guardia, ok? Tutto a posto? Tutto a posto? Tutto bene? Oh, sta arrivando papà, sorellina! Sta arrivando papà, sorellina! Che succede? Sta suonando. Oh! C'è una bambola dietro. Papà. È a casa. Si è inginocchiato. Ce l'abbiamo fatta! Papà non uccide più! La musica di mia sorella riempie la casa. Sì. E le ombre se ne vanno via dagli occhi di mio padre. La maledizione si è spezzata. Wow! Sì! Abbiamo vinto! Però... io so che questo gioco ha più di un finale, perché ovviamente non abbiamo fatto tutte le scelte che potevamo fare. Gli amici, la bambola! Non ha ucciso il padre! Cosa succederebbe se io uccidessi mio padre? Per ucciderlo c'è bisogno assolutamente del fucile. Hai gattino? Sei contenta? Ora sgancia il fucile! Gatti per fucili, da sempre! Non capite? È così che funziona il mercato. Tutti vogliono un gatto. Fate così al vostro armigiano di fiducia, portateli al gun shop. Oh, oh no, 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 no. Non voglio il topolone. Topo Gigio può anche rimanere nella sua cantina sperduta. Tanto è passato di moda. Ok, andiamo qui. Prendiamo anche questa. Per sicurezza nel caso, insomma, il fucile non basti. Sentite. Sta per tornare papà. Sta per tornare papà. No! Ah! Bene, bene papà. Bene papà, ho preso l'ascia, ho preso l'ascia, ho preso l'ascia, ho preso l'ascia e fucile. Ok, papà, non costringermi a farlo. Papà, papà, è successo quell'inevitabile, l'irreparabile. Mi metterò qui e forse lui... Oh, papà, sì! Ah, cosa è successo? Gli ho fatto esplodere il corpo. Ma non so, sono morto lo stesso. Un attimo, voglio rivedere. Ok, ora ho tutti gli attrezzi assurdi. Ho tutte le armi del gioco. Sono overpowered. Ok, papà a casa. Papà a casa non va bene. Papà. Papà non va bene. Bravo. Prima la gamba. Poi adesso lo porterò da questa parte. E vediamo che succede. Ok. Ok. Ora papà. Scusami. Ok. Ah, ecco cosa mi ha ucciso prima. Era la sua testa. No. Ah, l'ho uccisa! Sì! Cioè, no, è morto mio papà, ma lui voleva uccidermi. Ben fatta, mia amica. Adesso, tienimi. Oh. Ho dovuto farlo. È così triste. Il corpo di tuo padre giace a terra, distrutto. La notte non passa, ma le ombre si ritirano. Non hai più paura del buio. Questa volta voglio provare se c'è ancora un'altra fine.
Io sapevo che noi forse possiamo uccidere tutti, perché ci ha chiesto così il feto: uccidi tutti gli esseri viventi della casa. E ha detto sono tre. Quindi vediamo. Prima di tutto il ratto, che è il più brutto. Benissimo. Allora mi sa che lascia l'attrezzo più volgare per questo compito, dato che dura all'infinito. Quindi ha ucciso i due uccellini che erano lì. Vado per di qua. Salve signor feto, buonanotte. Andiamo avanti, è bruttissima questa cosa. Sono io il papà adesso. Salve sorellina, non avrei più bisogno di andare in bagno. Pongo fine io ai problemi. Bruttissima, no. Scusami sorella. No, il gattino, no. Se siete animalisti, non guardate. Oh, sta per arrivare papà, devo sbrigarmi. Credo di aver ucciso qualsiasi cosa di vivo nella mia casa. Vieni qua, Toppi. Mi hai reso molto orgoglioso. No, 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 ti prego, papà, ti prego. Mi hai preso in braccio? Oh, beh, tale padre, tale figlia. Il pavimento è macchiato di sangue. Tuo padre sogghigna in modo sinistro e allunga la sua mano. L'oscurità vi inghiottisce entrambi. No! Questo gioco, aiuto! Cosa è diventato? Ma perché me li vado a pescare tutti io? Probabilmente questo è un incubo delle paure che lei ha. Non credo che queste cose siano successe davvero. Perché il papà probabilmente è un assassino o un pervertito, qualcosa del genere, nella vita reale. Non ho ben compreso cosa il gioco voglia dire veramente. Ci sono molte interpretazioni, credo. Vabbè ragazzi, solita una cosa, io penso di concludere però questo video qua. Purtroppo non c'era più niente da fare. E se avete qualche idea nei commenti su cosa voglia dire veramente questo gioco, scrivetemelo. Detto questo, io ho concluso qua. Spero che il video vi sia piaciuto. E quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.